anno all'Unirec, siamo con Roberto Tascini, presidente di ADOC, e gli chiediamo come valuta l'esperienza del forum Unirec Consumatori. Ma siamo arrivati ormai al quinto anno di esperienza ed è un'esperienza senz'altro positiva, perché in questi cinque anni abbiamo avviato un confronto sistematico con le aziende di recupero credito e credo che sia servito anche per migliorare un settore che in cui ci sono anche molte criticità, perché trattiamo ovviamente di crediti e di debiti che debbono essere recuperati e quindi di situazioni anche piuttosto drammatiche, diciamo, da parte delle famiglie. A tal proposito, ci può parlare del codice di buona condotta? Sì, questo del codice di buona condotta è senza dubbio un'ottima esperienza, apprezzata anche a livello europeo, è stata considerata una best practice ed è un codice, diciamo, di regolamentazione condivisa di quelle che sono le pratiche e le modalità per il recupero dei crediti. È stato ovviamente sottoscritto da alcune associazioni dei consumatori, fra le quali la nostra ADOC e le associazioni di recupero credito, e credo che abbia contribuito a migliorare il clima in un settore, ripeto, molto critico, in cui ci sono notevoli e elevate sensibilità. Non solo, all'interno del codice c'è anche la possibilità di una procedura extragiudiziale, quindi di una risoluzione, appunto, senza ricorrere alle aule dei tribunali, di quelli che possono essere i casi anche più critici e le situazioni più di sofferenza. Ecco, e per quanto riguarda il progetto dei workshop territoriali? Sì, anche quella è stata un'ottima esperienza, fatta circa un anno e mezzo fa, che ha visto impegnate le associazioni, appunto, dei consumatori a livello anche territoriali. Sono stati coinvolti molti dei nostri quadri, dei nostri, diciamo, dirigenti anche territoriali, per far conoscere quelle che sono le caratteristiche, la legislazione anche di questo settore e soprattutto per dare degli strumenti per poter risolvere molte situazioni di difficoltà delle famiglie che si sono accentuati nell'ultimo decennio a partire dalla crisi internazionale del 2008 e che quindi magari trovano possibilità di soluzione, diciamo, per venire incontro anche a situazioni di forte indigenza e difficoltà economica. Grazie.